Vediamo la palla 2 che sta per essere alzata in questo momento tra le due formazioni. Pick and roll poi per Hampton, il taglio dentro e subito la palla per Anigue. La prima azione della partita si sistemeranno sicuramente. Qui Pastrello che esce dai blocchi, prende il palleggio, arresta e tira. Ha già fatto un tiro in transizione che sono i suoi. E qui Vitola intanto, doppio pick and roll alto, ancora in punta per Vitola che prende un altro tiro da 3 punti. Anigue che prende posizione sotto canestro, vuole giocare l'uno contro uno, passo e tiro, fatto benissimo, che si allarga, fuori la palla per Hampton che si alza da 3 punti e segna la tripla. Poi la palla esce ma ancora Ragusa a controllare e si butta sulla linea di passaggio Washington fino in fondo ad appoggiare. Recupera palla, subito Milazzo spinge dalla transizione, il pick and roll in corsa, il palleggio arresto e tiro da 3 punti. Qui Milazzo sempre col palleggio vivo, aspetta il movimento, si prende ancora un palleggio, arresto e tiro. Si torna per Vitola che parte lungo la linea di fondo e appoggia un gran canestro. Tiro da 2 punti sbagliato, ma è proprio Milazzo a recuperare palla e a darla nel mezzo angolo per Verona. In alcuni momenti della partita proprio non servirebbe, meglio una palla a 2, che non ha il tempo di tirare, ancora dentro per Vitola che cerca l'appoggio di tabellone, dopo il recupero per Pastrello che va fino in fondo ad appoggiare, fuori per Verona che va inconsegnato con Milazzo che si prende l'arresto e tiro da 3 punti. Ora riceve il blocco di Ostarello, la palla dentro, fatto molto bene dall'attacco. Dotto inala la palla per il tiro da 3 punti di Juskaite, palla dentro per Juskaite che gioca l'uno contro uno, si butta indietro, prende il tiro, inconsegnato poi con Milazzo, Milazzo a penetrare fino in fondo ed appoggiare, ribaltamento di lato per Hampton che parte per il centro, va a subire il fallo, extra possesso alle lupe, ancora la palla per Pastrello che su riccio prende, palleggia, arresto e tiro. La palla intanto arriva nelle mani di Milazzo che prende lo step back, attura a giocare contro la difesa di Milazzo che esagera, segna la triple, ma è appena rientrata anche da uno di infortunio. Qui il classico gioco di San Martino di Lupoli che perde la maniglia, recupero da parte di Milazzo dietro la schiena e poi il palleggio arresto e tiro di Milazzo. Dovrà forzare Vitola con runner in corsa, sbaglia la conclusione ma rimbalza più veloce di tutti ancora Anigue, poi col passo una zona 3-2 mi sembrava questa. L'appoggio, poi restano 3 secondi da giocare, può tirare allo scadere del quarto, Pastrello da 3 punti e realizza la tripla. Ancora Romeo col palleggio vivo, va dentro da Anigue che col movimento sul perno aspetta l'uscita di Milazzo che riceve, si prende il palleggio, resta il tiro da 2 punti. Kaczmarczyk forse poteva anche semplicemente prendersi il tiro dalla lunetta. Qui intanto Hampton al play di San Martino di Lupari, raddoppiato ora dalla difesa di San Martino, Dedic dalla sua mattonella, attacco per San Martino che non sta trovando molto soluzioni. Qui Dedic batte che parte lungo la linea di fondo, lo scarico fuori per Dedic che senza pensarci si alza da 3 punti, poi si prende l'arresto e tiro, sbaglia la conclusione, lotta a rimbalzo, Russo che ridà un extra possesso per San Martino di Lupoli, la virata di Washington in mezzo all'area, il mismatch sotto canestro non viene esplorato, si preferisce andare da Justai, attura col palleggio vivo a penetrare, la buona difesa di Washington ma è più brava, il taglio di Ostarello che non riceve, riceve solo ora la lunga di Ragusa che si gira bene sui perni, Kaczmarczyk rischiata allora da coach Lollo Serventi. Qui Milazzo con la finta, Justaike contro Pastrello che però tiene bene, però più brava di lei e qualche canestro di più in attacco, che arriva qui proprio col tiro, palla per un tiro da 3 punti di Ostarello, poi rimbalzo offensivo 2 volte, Milazzo a spingere la transizione offensiva, la palla in angolo per Verona che si alza da 3 punti, aspetta il blocco di Kaczmarczyk, ancora Milazzo a prendersi il palleggio, arresto e tiro da 3 punti che sta davanti a Hampton che adesso però trova molto bene dentro Vitola. Qui la palla fuori per Milazzo che ci pensa al tiro da 3 punti, si mette in ritmo col palleggio, arresto e tiro e sono 30, la palla torna nelle mani di Hampton che attacca Kaczmarczyk che ha 4 falli. Qui la palla per Hampton, i cambi difensivi di San Martino e Lupri, Hampton a giocare l'uno contro uno, appoggiare altri 2 punti, da Pastrello, la ricezione, poi l'anticipo da parte di Hampton, qui si mette davanti ancora, infatti San Martino che continua a attaccare, il raddoppio difensivo e il recupero da parte di Ragusa che si vola in contropiede e poi finisce allora così nelle mani di Ragusa con la vittoria di Ragusa, la 19ª giornata di Serie A1 targata TechFind.